apro proprio il mio cuore. Fino agli anni 60 veniva considerata come una terra di nessuno, dove nessuno metteva piede, dove l'uomo preistorico si trovava male. Non dobbiamo fare un rapporto diretto tra la nostra fatica e la loro fatica. Dopodiché dobbiamo pensare che poteva anche essere un po' più semplice arrivare, chi può dirlo. Quando noi tagliamo una bistecca vicino all'osso, una fiorentina, col coltello tocchiamo l'osso e lasciamo un segno, la stessa cosa succede nel Neanderthal e con gli strumenti in pietra. Non si chiede perché è spianato e perché c'è una motta. Davvero la pietra verde, sotto forma di prodotti finiti, viaggia a lunghissime distanze, impressionante se pensiamo che siamo nel quinto millennio avanti Cristo. Che non ci sono battaglie. Qui siamo all'interno della palafitta ricostruita del sito di Montalto d'Ora. Siamo sulle rive del lago Pistono. Non è roba dei tempi nostri. Si accorse che i sassetti, le pietre con cui stavano giocando i ragazzini di Vaie, non erano semplici sassi, erano reperti archeologici. Quella che ha già visto tante di quelle giornate di archeologia sperimentale, che grida vendetta, no basta, non fregatemi più sull'Arenari. Una spada allora aveva quasi il valore oggi di un carro armato, e nessuno lascia un carro armato se non è esploso in mezzo a una strada, perché se lo portano via. Ma della nostra terra quanto realmente conosciamo? Quante cose, quante informazioni rischiamo di smarrire ogni giorno semplicemente per disinteresse o noncuranza? Siamo disposti a perdere quelle fragili connessioni col passato che rappresentano il nostro patrimonio culturale?